Prego, consigliere Pagliuca. Grazie Presidente. Forse è opportuno uscire dall'equivoco. Qui stiamo parlando di omosessualità. Stiamo parlando dei diritti che possono essere riconosciuti in capo agli omosessuali. Io non penso che Dio faccia dei pezzi sbagliati. Se una persona nata ha un'attrazione verso una persona dello stesso sesso, non penso che sia un errore, penso che quella persona sia nata per apprezzare una persona dello stesso sesso. In questo non ci vedo assolutamente niente di male. Allora una persona nasce e intorno a 13-14 anni si ritrova attratta da una persona dello stesso sesso. Se succede a me, se succede a una ragazza che è attratta da un altro ragazzo, non succede assolutamente niente. Qualche tempo fa, per lo stesso motivo, eravamo più o meno in Germania, queste persone venivano prelevate da casa, portate in un campo di concentramento, torturate e uccise, anche in Russia. E questo solo ed esclusivamente perché amavano. Cioè il sentimento dell'amore veniva a essere preso come momento di sanzione da parte dello Stato. Sotto questo profilo qui mi sento molto liberale. Tu uomo non reputi corretto giacere con un altro uomo? Non lo fare. Tu donna non reputi corretto giacere con un'altra donna? Non lo fare, nessuno ti obbliga. Ma lasciamelo fare se c'ho voglia di farlo, non me lo impedire. In un momento in cui non viene data la possibilità a una persona che ha un rapporto con un'altra persona di essere vicino al proprio compagno quando va in ospedale o non avere la tutela o non poter accedere ad altri benefici che vengono riconosciuti è a tutti gli effetti una discriminazione. Io voterò sicuramente a favore di questo registro e sono orgoglioso del lavoro che sta facendo questo Consiglio Comunale. Grazie. Grazie consigliere Pagliuca.